L'oggetto della mia audizione è stato in particolare Bagnoli. È stata un'audizione importante, insomma, erano previsti 45 minuti, sono stato un'ora, abbiamo illustrato nel dettaglio la nostra posizione, tutto quello che abbiamo fatto su Bagnoli e su Napoli Est. Ci siamo riservati di depositare entro il 31 gennaio una relazione di dettaglio in cui illustrare anche quello che si è fatto sui rifiuti in città e anche quello che si è fatto su Pianura e su Chiaiano. Chiaramente su Bagnoli abbiamo ribadito la nostra contrarietà al commissariamento, la volontà ferma di una bonifica vera e non solo di una messa in sicurezza, quindi rimozione della colmata, e che il piano di Bagnoli, quindi aspetto ambientale, urbanistico, rigenerazione urbana e sviluppo, sia deciso in un tavolo istituzionale tra governo nazionale, governo regionale, governo locale e tutte le articolazioni della città di Napoli. Per Bagnoli bonifica completa e quindi non messa in sicurezza, ma dove sarà smaltito tutto? E questo lo dovete chiedere al governo, chiaramente. Noi abbiamo chiesto garanzie sulla rimozione della colmata, bonifica integrale e risorse economiche, che è un altro tema che è venuto fuori all'audizione. Ci vogliono le risorse integrali per fare tutto questo. Poi, trattandosi di un sito di interesse nazionale, dove allocare la colmata e ciò che si rileva a Bagnoli è un tema che interessa le competenze del governo nazionale. Quando ci sarà l'incontro con governo e regione su Bagnoli insieme al comune? Dovrebbe essere, dalle notizie che abbiamo, il 30 gennaio alle 10.30 qui in prefettura, in un tavolo istituzionale, salvo che non ci sia un rinvio, perché ieri sera, parlando col ministro De Vincenti, mi prospettava una discussione parlamentare lunedì mattina proprio sul mezzogiorno, e quindi se questo è confermato ci potrebbe stare uno slittamento di qualche giorno. Però la riunione si farà in prefettura, me l'ha confermato il ministro, in prefettura a Napoli, con la delegazione del governo guidata dal ministro, la delegazione della regione, immagino guidata dal presidente della regione, e noi che ci saremo con una delegazione di alto livello ovviamente guidata da me. Senta, la regione ha annunciato che ci sarà un impianto di compostaggio a Napoli Est. La regione deve, in base al lavoro che stiamo facendo insieme, come dire, finanziare questo. Poi quello che si realizzerà lo vediamo insieme con la regione, dove si realizzerà chiaramente lo decideremo insieme al territorio. Sicuramente siamo molto soddisfatti che finalmente ci sia un finanziamento per un ecodistretto molto importante, che non è solo compostaggio ma è trattamento generale del multimateriale, quindi comunque si tratta di un investimento nel rispetto totale dell'ambiente, che possa convertire zone altamente inquinate e possa creare lavoro. E qualsiasi decisione sul luogo esatto sarà fatto di concerto con la municipalità e con il territorio. Ci sarà un unico impianto però a Napoli città? Ma non credo, il discorso per la città metropolitana da parte nostra è questo, e ne abbiamo discusso anche in questi giorni: utilizzare meglio e maggiormente i siti già destinati all'impiantistica, penso agli impianti STIR, su cui si può fare molto di più in quelle zone, e poi vedere all'interno dei vari comuni della città metropolitana, che sono 92, dove inserire degli ecodistretti in modo di farne magari qualcuno in più di minori proporzioni, in modo che ci sia anche un appesantimento minore di alcune zone territoriali. Fermo restando che mi sento di tranquillizzare tutti, qualsiasi impianto che verrà realizzato non produrrà nessun tipo di inquinamento e anzi è una grande opportunità per il territorio, perché si riqualifica e si creano posti di lavoro.